tutta la comunità, religiosi, civili e militari presenti. Un saluto a sostenenza a questo. Un benvenuto e un ringraziamento al sindaco Vittorio Gardanini che ha contribuito fattivamente alla realizzazione di questa mostra. Un saluto e un ringraziamento al direttore professor Natale, direttore del Ministero degli Uffizi, alla dottoressa di storia della Sovrintendenza di Pisa e al professor Parri, storico dell'arte. Per me è un motivo d'orgoglio questa serata. Un orgoglio perché intanto festeggiamo pittore, artista, tra i più famosi del Seicento, e sicuramente il più famoso delle nostre zone. E poi perché omaggiamo questo artista, questo pittore, con la presentazione dell'autoritratto che il professor Natale gentilmente ci ha concesso. Ora, avere assomigliato, come ho già detto altre volte, anche alla conferenza stampa, avere assaminato il quadro di Uffizi non è cosa di tutti i giorni, come sapete Uffizi, vedete che vi spieghi, è uno dei, credo, primi 5-6 musei al mondo. Primo, non volevo osare così tanto, perché sicuramente e quindi, e devo dire che se non mi sbaglio, forse è la prima volta che questo autoritratto esce dal mondo, la seconda volta. Quindi siamo messi bene. La Fondazione, come sapete, investe molto in arte e cultura. Investe molto per due motivi. Uno, per preservare ai posteri, alle future generazioni, un patrimonio di inestimabile bellezza. Sul nostro territorio anche perché il restaurare, il tenere in ordine, il rivalutare le nostre opere d'arte genera un circolo virtuoso legato al turismo. La nostra zona credo non dà ancora quanto dovrebbe dare in termini turistici, potrebbe dare molto di più e la Fondazione ce la sta mettendo tutta. Abbiamo fatto tanti interventi in tanti luoghi di culto, tanti pieghe romaniche, loggiati, il tempo loggiato di San Domenico qui a Savignano, edifici laici e religiosi di interesse storico-culturale. Abbiamo restaurato opere d'arte. Poco tempo fa abbiamo inaugurato il restauro della pala di Lorenzo Ricci. Le opere, poi ne parlerà anche la dottoressa, dopo, che sono giù in mostra, una è stata restaurata da poco e un'altra verrà restaurata il prossimo anno. Quindi è un lavoro continuo che la Fondazione fa per il mantenimento del nostro patrimonio artistico. Arrivati a novembre, ormai l'anno si sta chiudendo, devo dire che la Fondazione quest'anno riuscita a mettere su, pur nelle ristrettezze economiche in cui ci troviamo, perché sapete bene, noi siamo una delle poche fondazioni, lo ripeto sempre, ma è bene ripeterlo, siamo una delle pochissime fondazioni ancora che mantengano ancora il controllo della banca. 9-10 fondazioni su 88 hanno ancora il controllo della banca.
Sapete che in Toscana siamo rimasti noi e la Volterra, di cui però la fondazione, l'insieme Banca Fondazione di San Minato detiene il 25% del parco nazionale della Volterra. Quindi dico, con tutti i problemi che ci sono nelle banche oggi, noi ci stiamo veramente dando da fare per cercare con le poche risorse che abbiamo a disposizione dietro, perché noi tutto il nostro sforzo lo facciamo per rinforzare patrimonialmente la banca. Però nonostante questo siamo riusciti anche quest'anno a fare delle ottime cose. Vorrei elencarne qualcuna principale. Abbiamo fatto un'importante mostra sulle maioriche medievali, le maioriche del Mediterraneo, avendo come base le maioriche che sono sulla facciata dell'uomo, del nostro uomo, sono maioriche di origine araba che si trovano qui a San Miniato. È stata una mostra importante anche dal punto di vista di studio, tant'è che forse il mensile più importante da questo punto di vista, dal punto di vista culturale e anche antiquariale, la rivista Antiquariato ha dedicato 7 pagine su questa mostra. Abbiamo restaurato il portale della chiesa di San Domenico, abbiamo restaurato la pala di Neri di Vici, abbiamo contribuito a una bellissima mostra che in questo periodo potete ammirare, nella chiesa del Santissimo Crocifisso, dove in collaborazione con Sua Eccellenza Vescovo e con la diocesi sono esposti 7 crocifissi medievali, i più belli della nostra diocesi. È una mostra che vi consiglio di andare a vedere qui alla chiesa del Santissimo Crocifisso. Abbiamo dato l'avvio al restauro della pieve di Corazzano, pieve romanica che è veramente stupenda. Abbiamo fatto anche delle acquisizioni, ad esempio abbiamo acquisito l'importante tela di Antonio Pulcinelli che abbiamo presentato qualche giorno fa e che è qui esposta all'ingresso. Antonio Pulcinelli, che insieme a Cristiano Vanti è uno dei due artisti più importanti dell'Ottocento non toscano, italiano. Bene, questo Mario Cigoli in pratica è la prima conclusione di quest'annata che ha visto la Fondazione operare in tutti questi settori. E questa mostra, questo maggio più che mostra, si inserisce in una serie di eventi che sono già iniziati da qualche mese e che proseguiranno, promossi dall'amministrazione comunale con tante associazioni saminatesi per festeggiare i 400 anni dalla morte di Ludovico Carli. È stato messo su un comitato presieduto da Fabrizio Mandolini, che sta operando veramente bene. Sono state fatte tante manifestazioni e ancora ne verranno fatte. Perché abbiamo scelto questo periodo? Abbiamo scelto questo periodo perché inizia il mese del tartufo. Il mese del tartufo porterà migliaia di persone a San Miniato per questa eccellenza del nostro territorio. E vogliamo far sì che tanta gente, la popolazione, venga in contatto con l'arte e la cultura. Non solo, ma questa mostra noi abbiamo già, questa mostra, ripeto, non è una vera e propria mostra, perché sono solo 3 opere in esposizione, ma abbiamo già un calendario di visite da parte di tantissime scuole. Sembra possibile, ma
Già tantissime scuole del comprensorio fuori si sono prenotate per visitare con gli studenti questa mostra. Inizialmente la Fondazione avrebbe voluto organizzare un grande evento. Ricordo che nel 59 fu organizzata una grande mostra su Cingoli, veramente una mostra a livello nazionale. Però i tempi erano altri, le risorse erano altre. Allora abbiamo pensato quest'anno, beh, non possiamo fare una cosa a quel livello, forse è meglio non fare niente. E invece c'è stata, diciamo, suggerimento da parte del sindaco, mi ha dato una soffiata, come si dice, dicendo che forse l'Uffizi avrebbe concesso la volontà. Infatti ci siamo incontrati con il direttore professor Natali e veramente il professore dobbiamo veramente ringraziare, che è stato di una disponibilità assoluta. Devo dire che dobbiamo veramente ringraziare. A coronamento di questo quadro dettato di Uffizi, che è il centro veramente di questo maggio, abbiamo messo due opere significative del nostro territorio, di San Gnano in particolare. Una è la Madonna con un bambino nel Museo Diocesano e l'altra è il Nonno Metangere del Museo di Santa Chiara. Ecco, la mostra si incentra su queste tre opere. A questo punto devo ringraziare i ringraziamenti dovuti. Ringrazio la sovrintendenza di Firenze, la sovrintendenza di Pisa, rappresentata dalla professoressa, la Galleria degli Uffizi, la Diocesi e il Museo della Fondazione Santa Chiara, che ci hanno prestato le opere. Spero che la mostra sia visitata da più gente possibile, spero che la popolazione si avvicini all'arte e alla cultura, perché sono convinto, io ho una deviazione professionale, avendo fatto un antiquario per tanti anni, ma sono convinto che l'arte e la cultura, non è vero come ha detto qualche ministro tempo fa, non porta lavoro, io sono sicuro che porta un ritorno economico certo. E su quello che su cui noi dobbiamo basarci per il futuro. Grazie. Grazie. A questo punto passo la parola al sindaco Gabbanini per il saluto. Sì, buonasera, grazie Presidente. Innanzitutto mi preme ringraziarvi personalmente la Fondazione della Cassa di Risparmio Saneato, perché altrimenti noi non avremmo fatto questa bella iniziativa, e vedere tutte le persone che sono qui è segno che anche prima di vedere l'allestimento e di vedere questo maggio siete in tanti, vuol dire che c'è un grande interesse. Come sottolineava il Presidente, insomma, è da 54 anni che non si rende omaggio a questo pittore che è famosissimo, c'è una sua opera, anzi due, all'Ermitage e a San Pietroburgo, per cui volevo dire è un pittore di fama mondiale e che questo omaggio mi sembrava dovuto e importante. E credo che lo sia anche per la città di San Miniato, perché credo che proprio da quel famoso 59 eventi così importanti nell'ambito della pittura non ce ne siano stati altri, perché come sottolineava Antonio, insomma, non è facile, grazie a Antonio Natali che ci ha concesso anche in maniera siamo, ecco, questo a volte si dice che le istituzioni non funzionano
in questo caso hanno funzionato perfettamente, perché da quel famoso pranzo poi alla fine è passato pochissimo tempo, ma la fondazione, il comune e il museo degli Uffizi si sono trovati, hanno deciso che questa era una cosa importante per la città, per l'arte, per la storia, la cultura del nostro territorio, della nostra regione, e siamo riusciti in breve tempo a mettere su questo omaggio, questa mostra. Per cui a volte, diciamo, riusciamo anche a fare le cose in maniera sbrigativa. Io vorrei ricordare che questo evento ha l'adesione della Presidenza della Repubblica. È una cosa che sembra passa inosservata, ma non viene quasi mai concessa, e quindi questo è un valore aggiunto, oltre il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo. Per cui è importante veramente. Io credo credo fermamente che questo serva in un momento così delicato anche a far ripartire l'economia, perché l'Italia è un paese meraviglioso e magari non sappiamo sfruttare al meglio tutto quello che abbiamo, la potenzialità, le eccellenze, e l'economia riparte, noi dobbiamo ripartire anche dalle eccellenze dei nostri territori, delle piccole cose, le piccole eccellenze, le piccole comunità che riescono a fare grande il paese. Questa è l'Italia, questa è la Toscana, quindi noi lo dobbiamo fare, e questo evento credo che si configuri in questa splendida, mi auguro, inizio di 43esima mostra nazionale del Tappo Bianco e delle colline Samiatesi, che io che taglio del naso ufficialmente c'è domani, ma per me è oggi, perché questa è un'anteprima d'eccezione a quello che sarà poi domani l'inizio della mostra mercato, perché come ci auguriamo tutti, se la stagione ci assiste, e noi aspettiamo in questi ultimi 3 weekend del mese di novembre oltre 100.000 visitatori a San Miniato. Sono tanti, la città è pronta, la città si è trasformata, l'amministrazione comunale ha fatto un grande lavoro in questo momento di difficoltà. È un grande lavoro, l'abbiamo fatto tutti insieme, proprio perché le sinergie, quando funzionano, questi sono i risultati. Una cosa che era inimmaginabile in questo momento, un omaggio a Civoli, portare, staccare un dipinto, come si dice noi in maniera molto semplice, nella Galleria degli Uffizi, e insieme ad altri due importanti, l'autoritratto, e portarlo a San Miniato, sembrava una cosa che non si potesse fare, invece l'abbiamo fatta, ma questo grazie alle sinergie che c'è fra le varie istituti e associazioni e istituzioni del nostro territorio. Quindi quando c'è questo, ci sono queste sinergie, riusciamo a fare anche queste cose. La città, come dicevo, è pronta. Io sono convintissimo che questo è un evento importante e sarà visitato non solo da tutte le scolaresche, ci sono già tante prenotazioni, ma come saprete queste sono opere importanti, poi il professor Natale ce lo dirà anche meglio, la sala non può essere affollata da tanti visitatori, ma deve essere a piccoli gruppi, per cui so già che ci sono tantissime prenotazioni delle scuole per la visita a questa opera, a queste opere collaterali. E sono convintissimo che l'economia parte anche da questo, da questi territori, dall'arte, dalla storia, dalla cultura, dalle eccellenze che questi territori hanno. Come del resto un'altra eccellenza è il tartufo, insieme a quella che è la pelle, il cuore, le attività economiche di questa splendida città. Mi preme sottolineare che da domani nella città di San Miniato ci saranno tantissime mostre, ma non sto qui a elencarle, iniziando al Palazzo Comunale, domani siete tutti invitati alle 11 all'inaugurazione e al taglio del nastro della 43esima mostra nazionale del Tappo Bianco. E grazie di nuovo Presidente, perché grazie a lei siamo riusciti.
Bene, la parola alla dottoressa Ristori della Sovrintendenza di Pisa. Allora, buonasera a tutti, grazie di avermi invitato in questa occasione veramente particolare e vi porto i saluti del sovrintendente architetto Giuseppe Storfi e del mio collega dottor Dario Matteoni che ha seguito direttamente restauro di queste opere e tutta questa vicenda culturale, ma anche in questo momento non aveva un impegno concomitante e quindi non è potuto intervenire. Ora noi vogliamo ringraziare veramente con molto sinceramente e con grande partecipazione la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, perché veramente ha dimostrato una grande sensibilità artistica oltre che una grande così, diciamo, lungimiranza artistica, che però poi ha anche il riscontro in aspetti appunto di promozione del turismo e di valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale. Quindi è veramente un cocktail molto molto importante per risollevare le questioni del nostro patrimonio culturale. Per quanto riguarda questa mostra, io vorrei dire che questa splendida cornice di Palazzo Grifoni sono veramente tre piccoli gioielli, cioè grandi gioielli, sono tre opere che comunque hanno al loro interno una grandissima capacità attrattiva, a partire ovviamente dal lato ritratto, ma sono opere molto importanti anche le altre due che appartengono al territorio. In particolare volevo dire brevemente che per quanto riguarda la tavola Noli Metangere, che poi ovviamente potete osservare direttamente, proviene dal Conservatorio di Santa Marta, come già diceva il Presidente Dottor Picciardini, e scusate, il Conservatorio di Santa Chiara, scusate, no, scusate. Scusate, e noi abbiamo come dire, consentito con grande piacere a questo trasporto e all'allestimento della mostra, e in cambio la Fondazione Cassa di Risparmio si è resa disponibile con l'autofinanziamento per provvedere al restauro di quest'opera. Di questo veramente noi vogliamo ringraziare la Fondazione, perché è molto importante che si possa non solo esporre ma anche valorizzare e recuperare il nostro patrimonio. Questa tavola, che è molto grande, con un'opera giovanile di Ludovico Cardi e Torcigoli, è veramente splendida e è un olio su tavola e rappresenta il Cristo che con un amorevole sguardo verso una Maddalena praticamente la tocca, quasi la avvicina a sé. È una tavola che esprime moltissimo dal punto di vista anche emotivo, è un grande, così diciamo, un grande tessuto di sguardi, di filtri anche di tipo emotivo che passano attraverso questo dipinto, e quindi è molto importante che quest'opera possa essere restaurata per consentire la massima leggibilità. E da questo punto di vista è stato effettuato un primo intervento di restauro conservativo per consentire una fruizione dignitosa e decorosa dell'opera, perché delle ossidazioni dovute a un restauro effettuato alla fine dell'Ottocento avevano causato proliferarsi di una serie di macchie biancastre, sono appunto oggetto di ossidazioni, situazioni di vernici che praticamente oscuravano il volto, il costato, gran parte delle parti più importanti del dipinto. Quindi è stato fatto una sorta di restyling, una sorta di intervento di riordino cromatico con una, così diciamo, una ridipintura molto leggera degli aspetti che erano offuscati da queste macchie, per rendere possibile la espositiva di godere di questo dipinto, ma appunto nell'attesa di poter provvedere direttamente a tutte le fasi di restauro vero e proprio che si svolgeranno a partire dalla chiusura della mostra. E per questo, quindi, visto che il finanziamento è stato elargito dalla Fondazione, noi crediamo che
in questo caso si sia coniugato veramente un momento di grande sinergia tra istituzioni pubbliche, Ministero dei Beni Culturali e fondazioni private, fondazioni bancarie, perché quello che è valorizzazione del patrimonio è anche valorizzazione di un bene pubblico esteso e soprattutto grande, così, diciamo, grande attenzione alle nostre più profonde radici culturali, in questo caso la valorizzazione di quest'autore che è uno dei più importanti nel quadro toscano e che ovviamente è il pittore più importante del territorio di San Miniato. Quindi vi ringrazio nuovamente e lascio la parola al professor Natale e ai miei colleghi per ulteriori approfondimenti sulle opere. Bene, veniamo veramente ora agli interventi. Il professor Natali inizierà l'intervento. Mi piacerebbe, c'è qualcuno che mi aiuta a iniziare, perché il gioco esce come è stato comandato, ma non si esce. Cioè, Luisi che è il maestro di queste cose. Prima di dire due parole, secondo quanto abbiamo concordato, volevo riferirmi alla frase del Presidente. Come se fosse stato un lapsus, si è lasciato scappare Mostra e poi ha detto perché penso si possa chiamare Mostra. No, è una mostra a tutti gli effetti. È una mostra a tutti gli effetti perché ne ha i titoli scientifici, stata curata da Dario Parri, e poi prima di tutto io detesto le mostre con tantissime opere dove la gente poi si perde, ma questo risponde a questo piano di sbalordimento a cui siamo chiamati quando si va nei musei, dove non si va più per leggere testi figurativi, testi poetici, ma si va per sbalordire. Tanto è vero che non sapete che gli Uffizi sono la casa di Botticelli, poi gli altri forse potrebbero anche migrare altrove. Dico sempre che Botticelli, Leonardo e Michelangelo sono soltanto le vette più alte di un massiccio che è composto da tantissimi artisti e da tantissime opere non meno ragguardevoli, meno famose magari, ma la fama delle quali ormai la fanno i domenicali dei giornali e non più i libri o le scuole, come sarebbe opportuno fosse, dove, come sapete, la storia dell'arte sta addirittura declinando. Ciao gente. Dove la storia dell'arte sta addirittura declinando perché viene tolta, viene diminuita, con risultato pratico che mentre si parla del nostro patrimonio come di una risorsa, non si educano le persone che questa risorsa poi dovrebbero guardare. Perché se non si fa storia dell'arte nelle scuole, o se fa poca storia dell'arte come nei licei classici, da dove di norma provengono quelli che fanno il mio mestiere, è evidente che la cultura declina e così si arriva ai giacimenti petroliferi, perché vengono chiamati, come sapete, giacimenti culturali. Non entro nel merito di questa volgare espressione, però dico se vengono considerati davvero dei giacimenti, che perlomeno si coltivino con il rispetto che si riserva al petrolio, cioè si educhino geologi, ingegneri, manovalanza specializzata, quello che non si fa più con la storia dell'arte e alla fine con le sovrintendenze. Relativamente poi alla battuta del primo museo, guardate che è una battuta per modo di dire, perché siccome la gente si basa sui numeri, tutti gli anni c'è un grande mensile dedicato all'arte che pubblica sulla scia di quello che succede anche altrove, i musei più visitati. E immancabilmente gli Uffizi figurano tra il 19° e il 20° posto. E tutti gli anni io vengo intervistato dai giornali per dare ragione di questo, che è una menzogna. Perché naturalmente non si può paragonare casa mia a Buckingham Palace, no?
si tratta di vedere quanta superficie espositiva c'è agli Uffizi per capire quanta gente ci può entrare e poi di capire quanto c'è negli altri 18 che sono avanti. Ecco, gli Uffizi con questo caldo sono il primo museo al mondo, lo dico senza orgoglio, semplicemente per stabilire la correttezza dei numeri, tanto che veramente non ho nessun merito in tutto questo, per cui lo dico da italiano. Ecco, smettiamo di dire sui nostri giornali che noi siamo, perché non sappiamo gestire il nostro patrimonio, tant'è vero, gli Uffizi sono al diciottesimo, no, sono al primo posto. Senza dire poi quello che capita, che è capitato di recente in Inghilterra, dove tutti gli storici dell'arte hanno proclamato la collezione degli Uffizi come la più importante al mondo. Non è l'orgoglio di un direttore, è l'orgoglio di un italiano, che è soltanto fiorentino d'adozione. Quello che è noto è che c'è molto più rispetto all'estero che in Italia, c'è molto più rispetto nella provincia italiana che a Firenze, e questo un pochino mi addolora. Gli Uffizi hanno questa aspirazione di svolgere un'azione centrifuga. Gli Uffizi hanno ricevuto nel corso dei secoli tantissime opere dal territorio, e non soltanto toscana. Una delle peculiarità degli Uffizi è quello che se ti affacci alle finestre, soprattutto la grande finestra, chiamiamola così, la grande apertura sull'Arno, si traguarda la città oltre Arno, dove si vedono palazzi e chiese da cui provengono molte delle opere che sono esposte nei musei. Questo non capita dovunque, a maggior ragione fuori d'Italia. E quindi gli Uffizi si sono giovati di tante acquisizioni, chiamiamole acquisizioni, in realtà i granduchi si riprendevano e li portavano dentro, e quindi erano non dirò ruberie, ma insomma erano acquisizioni un po' forzate. È arrivato il momento per me di fare un percorso a ritroso, cioè cominciare a ridare al territorio, magari per pochi mesi, come per la città degli Uffizi, opere che magari non sono esposte, però sono molto importanti, e non soltanto dal punto di vista storico. Difatti l'esordio di quello che vi dirò, direi che forse se si spingesse un po' di luce si vedrebbe anche un po' meglio la diapositiva, non c'è possibilità? Sì, come no. Perché parleremo ora di dei Cigoli e di una mostra che è stata fatta e di un'altra che si spera si farà. La giovinezza del Cigoli è segnatamente il tratto di quella sua troppa grazia Sant'Antonio. La giovinezza del Cigoli, diceva, è segnatamente il tratto di quella sua stagione di esordio che lo legò a Figline, sono stati il fondamento della mostra che il comune appunto di Figline Valdarno ha ordinato nel 2008 nelle stanze di Palazzo Pretorio e nella chiesa restaurata dell'antico ospedale Sede Storie. Questo era il manifesto. Il tema fu scelto quando si trattò di dare avvio concreto a un progetto che da anni avevo concepito e stavo coltivando, appunto, della città degli Uffizi. Dirò subito alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale di Firenze, che fu interpretata male dai nostri politici quando io scrissi: la città degli Uffizi non è soltanto Firenze. Il governo fiorentino ha riso soltanto e ha pensato non è Firenze, perché in 15 comuni che è stata chiesta non ha avuto la grazia di aver mai più scontro, e tutte le volte lo rimprovera lui, che è sicuramente il politico più attento fiorentino e soprattutto quello che si spende e quando dice una cosa la fa. Non è una notte poi così frequente, soprattutto tra i politici. Figline è stato il primo comune a presentare la sua candidatura, a essere parte appunto di questa collana, cui si affidava il compito di soddisfare alcune esigenze, far conoscere le opere che erano in depositi, opere che, essendo 3.000,
voi capite, consentono una grande scelta, molte provenienti dal territorio. Realizzare accadimenti culturali per quello che anzi diceva Antonio Bugiardini, quegli accadimenti culturali in provincia che determinano, spostando il fuoco degli Uffizi, una conoscenza più diffusa di un certo territorio, perché in epigrafe per ogni mostra c'è scritto la città degli Uffizi, e gli Uffizi sono un nome appunto che servono a illuminare. E l'economia di quei luoghi per 3 mesi gode di molti ospiti che vengono da fuori. E poi soprattutto, questo sì è davvero importante, forse per me l'aspetto più importante è far maturare nei locali, nei nativi, una coscienza storica tale da far poi capire qual è l'effettiva nobiltà del proprio territorio. Perché se si lega la dominante, in questo caso a Firenze, e si lega in maniera così forte, perfino indissolubile, vuol dire che ogni centro della Toscana, e anche altrove, invece di questo ci interessiamo soprattutto, ha una sua nobile tradizione che merita di essere conosciuta soprattutto dai romani. Figline, come si diceva, è stato il primo comune che ha abbracciato il progetto con la mostra titolata Figline, il Cigoli e i suoi amici. Ne affidò la curatela pure Peronni, città dell'Uffizio, la siamo a 12, anzi dirò che in questo momento sono aperte 3 città dell'Uffizio. Lo dico perché meritano di essere viste tutte e 3. Per ancora 2 o 3 giorni a Perugia, un lapsus, perché qui c'è la curatrice Cristina Gelli della mostra che proprio si aprirà contorno alla fine del mese, sempre della città di Uffizi, a Perugia con Perugino Raffaello Sassoferrato, a Bagnaripoli all'oratorio dell'Antella. Se non conoscete l'oratorio, spostatevi perché è uno dei posti più belli della Toscana, tutta affrescata del 300, e in questo momento con la mostra di Francesco Granacci. E poi infine Figline, con la pittura dal 4-500 dalla predella di Avani di Paolo Uccello fino a Vasari della collezione Sevisto. Ecco, come in questi casi, a partire dal primo che citavo, Novella Barbolani di Montaudo e Mike Chappell, che è il più grande specialista del Cigoli al mondo, fu organizzata questa mostra, fu curata. Ora voi capite che Figline e Valdarno, essendo città antica, avrebbe avuto dei temi da trattare, come poi lo dirò, come San Miniato al tedesco, non c'è soltanto Cigoli. Poteva puntare su altri argomenti, ma credo di non essere stato influente nella decisione di puntare su Cigoli, artista che amo molto. Agli esordi dell'attività di Lodovico e alla parentesi filinese avevo dedicato un'indagine speciale che stasera vi dirò velocemente. Un'indagine speciale quando credetti di poter ascrivere, attribuire a lui una tavola monumentale, come vedete una deposizione di croce, che era esposta nel Museo del Cenacolo di San Salvi, altro luogo fiorentino meritevole di una visita, ma che ha 100 visitatori l'anno. C'è il più bello affresco del Cinquecento italiano con l'ultima cena di Andrea Rezzato, ma non si diffonde evidentemente la notizia. Nel Museo di San Salvi campeggiava corredata da una didascalia in cui si proponeva un'attribuzione generica a pittore fiorentino del Cinquecento, mentre il catalogo del museo si evocavano pareri molto autorevoli di storici dell'arte che l'attribuivano a Carlo Portelli, un pittore che è nato intorno al 1510 e morto negli anni 70 del 500, o di Giovanni Antonio Lappoli, pittore del giro di Pontormo Rosso, insomma nato nel 1492 e morto nel 1552. Ecco, io notavo, tuttora noto naturalmente, l'assunzione di stilemi del primo 500, come vedete talora scrigni, dall'altra cedevo i modi, ecco la giusta posizione di questi aspetti ad altri di più moderna matrice. La cerba commistione di caratteri della maniera del contorno
e di tratti desunti da quella dello Fiorentino. Erano questi che mi avevano spinto a prendere in considerazione quei pittori fiorentini che erano nati semmai quando il Napoli era morto, cioè intorno alla metà del secolo. E fra questi, il Cigoli, con la sua ben nota passione per la lingua di Pontormo, era stato quello balzato subito all'evidenza. Le biografie affidabili di Ludovico, quella del nipote Giovanni Battista Calvi e quella di Filippo Baldinucci, biografo, immediatamente confortarono la congettura di questa sua autografia. Giovanni Battista Calvi, cito, dice: «Ed in questo tempo, negli anni giovanili, fece una tela per l'Accademia dentro di Caino e Abele, ed un Cristo deposto di croce, che per me è questo, del quale fece il cartone con grandissimo studio, e un San Girolamo in penitenza e un San Giovanni nel deserto, e una tavolina dentro di una nunziata», che vi sottolineo perché ora vedremo perché, «ed altri quadri, i quali lo studio di varie maniere andava conducendo. E piacendogli molto le cose di Jacopo da Pontorme, di quelle assai disegnava». Una memoria quasi identica poi la porta a Filippo Baldinucci, che si dilunga un po' più del nipote Giovanni Battista su questo eclettismo stilistico di Lodovico e sulla sua predilezione per il Pontormo. E lui prospetta la stessa sequenza di opere e cita di nuovo la deposizione. «Tutte opere», dice lui, e cito, «di maniere diverse, come quelli che fin dalla tenera età non ebbe mai a grado il modo di tignere che in Firenze si teneva, procurando al possibile di disegnare quante più opere poteva di Jacopo da Pontormo», cioè le copiate, «ma non una, ma più volte, e quante altre di similianti artefici venivano a sua condizione in questa città». Questi similianti artefici quasi sicuramente lo soffrirono. Entrambe le fonti ci dicono appunto di questa deposizione, di cui si erano perse le tracce e che invece a mio giudizio poteva essere identificata con quella del museo del Cenacolo di San Salvo. La sequenza d'opere poi che di quegli stessi inizi viene da tutti e due i biografi delineati indice per induce per esso e deposto a una cronologia compresa tra 1578, quando il pittore si matricola all'Accademia del Disegno dipingendo la tela con Caino e Abele, e il 1580, che è l'anno dell'Annunciazione di Filine, quella tavoletta dentro di una nunziata. E proprio l'Annunciazione filinese, questa, è la tavolina a cui si riferiva sia il Calvi che i Baldinucci, e di cui il nostro collega Pianto, Alessandro Conti, aveva trovato la carta con la locazione. Nell'occasione della mostra fu messo sull'altare che era stato costruito proprio per l'Annunziata nella chiesa che è nella piazza di Figline, un altare che denuncia la nobiltà di questa tela di Cigoli, perché fu disegnato da Foggini, grande artista fiorentino. Se voi poi allungate l'occhio sulla destra, a sinistra vedete la pala di Pianezzoli, che è esposta qui e che sarà esposta anche alla mostra di Pontormo. Le tangenze stilistiche tra l'Annunciata di Figline e il deposto, che nel 2000 frattanto avevo fatto venire agli Uffizi, dove mi era piaciuto allestire una sala in occasione del Giubileo. Durante il Giubileo, come quando capita che c'è una festa, tutti si cerca di attingere i fondi che arrivano dal Ministero, no? E allora in quel momento si trovavano a Napoli le opere di Firenze per una mostra, le opere di Napoli si trovavano a Venezia per un'altra mostra che era stata fatta per il Giubileo, le opere di Roma si trovavano a Catania o Palermo, qui c'era una diaspora. A me pare che quello fosse il momento invece per fare una sala che agli Uffizi non c'era e che era dedicata appunto alla pittura della Controriforma, partendo da Barocci con le tavole intorno, e lì portai appunto la deposizione del Cigoli.
ci sono confronti che, con fra l'annunciata e il deposto di croce, ci sono confronti che aiutano ad agevolare l'attribuzione. Vedete a sinistra l'angelo che porta l'annuncio, a destra vedete il depositore rosa lubricato che tira giù il Cristo, e vedete c'è questa, tutte e due hanno questa apparenza un po' artigliata, un po' grifagna, che in questo caso è più da riferire a un ascendente del rosso fiorentino che del Pontormo. Di Pontormo però, nella deposizione a sinistra, vedete il Pontormo, però è assolutamente l'ascendente che si rivela nella Maddalena da capelli rossi, accovacciata con questi panni debordanti. Accanto ho messo la donna in piedi nel grande affresco che dipinse Cigoli nel chiostro grande di Santa Maria Novella, e voi vedete che se la Maddalena si alzasse in piedi sarebbe gemella di quella che appunto il Cigoli dipinse nel chiostro grande di Santa Maria Novella. Questo è l'affresco a cui mi riferisco, e la donna evocata per il confronto è quella che costeggia il margine destro. Un affresco per il quale conviene dire che sempre si è pensato che fosse per un giovane una commissione troppo importante per le opere che si conoscevano. Voi però capite che se Cigoli, come io penso, avesse dipinto un anno prima dell'affresco questa tavola monumentale, perché è monumentale, grandiosa, questa tavola sarebbe diventata un bel biglietto da visita da proporre a chi avesse obiettato a una sua troppo precoce partecipazione al ciclo di Santa Maria Novella. Quindi questa è un'opera di una importanza tale, di una complessità, di una grandiosità tale, che poteva dar certezza a chi avesse commissionato quell'affresco che lui sarebbe stato ben in grado di portarlo in fondo. Comunque tutto questo è stato anche un po' di manfrina che io ho fatto, perché poi è venuto fuori il documento, grazie a Dio, dopo che avevo fatto l'attribuzione, nel contratto trascritto una pagina del Settecento, in cui si dice: all'angolo ottobre del 1579 la Compagnia della Santa Croce di Pelline deve Cigoli consegnare entro ottobre del 79 quest'opera, tavola, cioè la scoficcazione dalla croce, ovviamente, per la nuova fabbrica, cioè la compagnia che è al lato alla chiesa dei frati di San Francesco di Figline, proprio davanti al Palazzo Pretorio, di braccia 6 d'altezza senza l'adornamento, senza la cornice, e larga braccia 3 e 3 quarti senza adornamento a maestro Lodovico di Battista Cardi, cioè da Cigoli, pittore nella città di Firenze. Questo preludio a quanto dirà Davide Parri, vorrei chiuderlo però esprimendo una soddisfazione personale nel vedere che i luoghi di nascita e della fanciullezza di Lodovico sono tutti volti a celebrare in questi giorni la memoria di un artefice che è riconosciuto grande dappertutto. Però, come spesso faccio per gettare delle esche, soggiungerei in queste terre ce ne sono altri, anche meno celebrati di lui, ma forse anche per me più consentanei, come per esempio lo Spillo, il fratello di Andrea del Sarto, che è nella chiesa cattedrale, che meriterebbero di essere presi in considerazione per fare chissà un domani qualcosa di analogo, possibilmente la città degli Uffizi, in questo luogo, perché credo che di qui, da questi rapporti, da queste relazioni tra il centro e la provincia, che non si ricca in tempo anche di denaro, ora ricca però di cultura, si possa creare una collaborazione nuova. Vi parlavo della città di Uffizi, ci tengo a sottolineare questo aspetto,
perché quando si parla di valorizzazione si pensa sempre a valorizzazione economica. Io sono entrato nel Ministero quando tutela e valorizzazione erano quasi sinonimi. Oggi si è fatto anche una direzione e la valorizzazione sa sempre più di denaro e meno di educazione, meno di cultura. Allora io dico, quando l'operazione di valorizzazione è fatta bene, cioè quando si restituisce valore di cultura, valore scientifico a qualcosa che non l'ha, l'ha perso, o gli si dà perché non l'ha mai avuto, si compie un'operazione che funziona sul piano educativo, ma se fatta con intelligenza poi funziona anche sul piano economico. L'importante per me è non partire con l'idea di far denaro. Se si parte con l'idea di educare, formare giovani in maniera intelligente, si fa denaro due volte, per il momento e perché poi quei giovani sapranno guidare il paese meglio degli attuali. Grazie. Bene, passiamo la parola al dottor Parri. Buonasera. Allora, dunque, io pensavo di proporre un percorso attraverso sintetico, attraverso la carriera artistica del Cigoli, in modo da ricontestualizzare le opere che sono che vedrete esposte insomma al termine di questa presentazione. Quindi le tre opere si prestano abbastanza bene a questo motivo, perché racchiudono i tre periodi con i quali si può definire in qualche modo, si può definire la periodizzazione della carriera del Cigoli. E abbiamo infatti l'Olive Tangere, l'altro ritratto degli Uffizi e la Palla di Canezzoli, che rappresentano rispettivamente l'inizio dell'Olive Tangere della carriera del Cigoli, l'altro ritratto che è databile grosso modo agli anni compresi tra il 1604 e il 1606, in cui Ludovico si trasferisce a Roma, quindi possiamo definire questo periodo come l'apice della carriera del Cigoli, e la Palla di Canezzoli, che è del 93, del 1593, quindi collocata nell'ultimo decennio del Cinquecento, che è il decennio fondamentale per l'elaborazione artistica di Ludovico, che rappresenta il vero e proprio decollo della sua carriera. Prima di iniziare, però, volevo dire due parole sul titolo che ho scelto, perché è un titolo che è abbastanza significativo della il carattere della riforma cigolesca. Il Cigoli riveste sicuramente un ruolo di primo piano nella pittura fiorentina della fine del Cinquecento, e questo ruolo di primo piano se lo guadagna in qualche modo attraverso un'operazione che è quella dell'innesto su una tradizione, su un substrato culturale della cultura figurativa fiorentina, di tradizioni culturali invece che provengono da altre aree d'Italia e soprattutto dall'area nordica, quindi con suggestioni che sono soprattutto venete e emiliane, quindi il Tiziano e il Correggio Fiorentino, che è poi la definizione con la quale il Baldinucci sintetizza in qualche modo l'apporto dei Cigoli nel panorama artistico della città granducale alla fine del Cinquecento. Dunque, si diceva della carriera del Cigoli, e ovviamente il punto di partenza è il Olive Tangere. Il Olive Tangere che tradizionalmente era riferito fino a poco tempo fa al 1580 ed era considerata una delle prime opere del pittore. L'opera non è di certissima datazione, ci sono anche altre ipotesi che la inquadrano in tutto il nono decennio del Cinquecento, quindi dagli anni dall'80 al 90, però io direi che sicuramente è un'opera che risponde ad un periodo di formazione.
La formazione del Cigoli, infatti, avvenne all'interno, la prima parte della sua formazione, perché poi come spiegheremo è suddivisa, diciamo, c'è una censura ad un certo punto nel primo periodo del Cigoli, e la prima parte della sua formazione avviene dalla fine degli anni 70 del 500 fino al 1582 nella bottega di Alessandro Allori. Alessandro Allori, detto anche Alessandro del Bronzino, che era appunto uno dei principali pittori di quella stagione, diciamo, che è definita un po' dominata dai pittori dello Studiolo, così, perché si erano tutti formati e avevano lavorato all'interno dello Studiolo di Francesco I in Palazzo Vecchio. Alessandro Allori era detto anche Alessandro del Bronzino proprio perché era, diciamo, il primo allievo prediletto, se mi passate questo termine, di Angelo Bronzino. Angelo Bronzino a sua volta il principale allievo, il più noto sicuramente allievo del Pontormo. La deferenza da parte del Cigoli nei confronti di questa tradizione figurativa la si può notare proprio da questo rapporto di similarità che c'è tra il Nori de Tangere e del Cigoli, e il Nori de Tangere, quindi la tavola di identico soggetto che è al Louvre del 1561 e del Bronzino, che è quella sulla destra. Ovviamente, ecco, più che però stare ad osservare, diciamo, i caratteri che rendono le due opere simili, è molto più interessante per capire già fin dall'inizio che il Cigoli stava intraprendendo un suo percorso di ricerca abbastanza personale, notare anche le differenze. E la differenza principale, ecco, senza stare troppo a sottilizzare, la possiamo ravvisare proprio nella postura del Cristo. Quindi sulla destra, per esempio, il Cristo del Bronzino è una figura atteggiata in un modo particolare, in una posa che è stata definita anche da culturista, ma che sicuramente riproduce un difficile rapporto di causa-effetto, diciamo così, tra la gestualità della Maddalena sulla destra e invece la gestualità, la postura del Cristo. Invece in modo più naturale, con una forse anche maggior aderenza a quello che è il tema devozionale, abbiamo invece il Cristo del Cigoli con l'aureola caratterizzata appunto dal vestito della risurrezione e la zappa in mano, che però, ecco, ha questa gestualità molto più naturale, molto più legata proprio anche all'atto che sta facendo la Maddalena. La Maddalena sta andando verso di lui, si sta prendendo verso lui per toccarlo, ecco, e lui si sposta con questa mano che tiene a distanza, fa ad evitare il contatto, appunto, e che è veramente una trasposizione proprio del titolo, non limitante. Siamo, dicevo, io propendo per una datazione per quanto riguarda quest'opera, comunque all'inizio degli anni 80, nel 1582 avviene un episodio che segna una cesura abbastanza profonda nella carriera del Cigoli, ovvero assistendo il proprio maestro Alessandro Allori nelle pratiche dell'anatomia, il Cigoli si ammala gravemente di epilessia e viene mandato per un certo periodo di circa più di un anno, comunque quasi due, in queste zone, quindi nelle sua zona di provenienza, quindi qui a Cigoli e a San Miniato. È un periodo particolare perché a questo si vanno ad unire, a questi problemi di salute personale si vanno ad unire anche problemi per tutta la famiglia. Sono un periodo in cui la famiglia subisce molti lutti, perde il padre e la madre, ed era lui, aveva dei fratelli minori se non ricordo male, quindi diventa in qualche modo tutore anche dei fratelli più piccoli, e è un periodo in cui mette addirittura l'abbandono della professione di pittore. Ma invece poi non andrà così, e nel 1584 ritorna a Firenze, ed entra questa volta in un'altra bottega che sarà molto molto formativa per lui, che è la bottega del Buontalenti, architetto e soprattutto responsabile anche dei cosiddetti apparati effimeri per tutte le feste e le celebrazioni, per esempio granducali, che venivano svolte a Firenze. E quindi è probabilmente il periodo in cui Cigoli affina anche le capacità nell'ambito dell'architettura, e è un periodo di formazione molto intensa, comincia a ricoltivare anche la sua passione per le umane lettere, quindi per la poesia e per la letteratura, e soprattutto in questo periodo stringe amicizia con Galileo Galilei, dico questa cosa perché su questo ritorneremo anche più avanti,
molto probabilmente durante le lezioni del matematico Ostilio Ricci. Ostilio Ricci era un matematico che molto spesso si trovava a passare alla Botteghe del Buontalenti e teneva appunto lezioni a cui, secondo la tradizione, sia il Cicoli che Galileo Galilei partecipava. Il Cicoli rimane all'interno della Botteghe del Buontalenti grosso modo fino alla fine degli anni 80. Nel 1588 prende, insieme a un amico che si chiamava un pittore, che si chiamava Gregorio Pagani, prende in affitto da Gerolamo Macchietti due stanze e si mette praticamente bottega in proprio, quindi insieme al Pagani mette bottega in proprio. Sono anni fondamentali, sono per il Cicoli che riceve nel 1589, quindi diciamo questo modo un anno dopo rispetto alla sua inizio della sua carriera autonoma, diciamo così, quando prende bottega da solo, con i Pagani, riceve la commissione per questo dipinto. Alcuni di voi lo conosceranno perché si trova a Pontorme, si trova all'interno della chiesa di San Michele Arcangelo, e anche questo, visto che è stato accennato, questo fatto farà parte del percorso espositivo della prossima Città degli Uffizi, che inizierà a fine mese, il 29 novembre, e avrà appunto sede nella compagnia di San Michele Arcangelo a Pontorme e in chiesa. Ecco, il Cicoli nell'89 ottiene la commissione per questo dipinto. Si tratta di una allegoria della Concezione o Immacolata Concezione che lui porta a termine nel 1590. Anche questo, ecco, lo possiamo considerare insieme ad un'altra opera che è il Martirio di San Lorenzo di Figline, che non vi farò vedere, comunque è il vero e proprio momento in cui la carriera del Cicoli, diciamo, diventa una cosa molto molto importante, quindi decolla, come ho detto prima. Però si tratta di un'opera che in qualche modo è legata ad un prototipo famoso. Sulla sinistra vedete il bozzetto, perché non è l'opera intera, ma appunto il bozzetto che si trova agli Uffizi, della Immacolata Concezione, alle Belle della Concezione di Giorgio Vasari. Sulla destra abbiamo l'opera del Cicoli, che è chiaramente ispirata da questo prototipo. Però esattamente per quel gioco, insomma, di confronto che abbiamo fatto prima, possiamo vedere anche da un veloce confronto tra queste due opere quanto il Cicoli cerchi un modo diverso proprio di rappresentare questo tema. Esteriormente gli elementi sono abbastanza uguali, sono simili, la Vergine sulle nubi che schiaccia la falce di luna, che qui nell'opera di Pontorme, quella più grande, vedete poco perché quest'opera è stata deturpata da un principio di incendio nel secondo dopoguerra, per cui tutta la parte centrale che vedete in nero è, diciamo, quello che resta di questa lacuna causata dalle fiamme. Ecco, però si vede sopra le due ali del demonio, che sono queste due ali di pipistrello, che separano appunto il piano celeste dove sta la Vergine dal piano degli uomini, dove stanno i progenitori, che sono Adamo ed Eva in basso, legati all'albero del peccato originale, che adesso si vede poco, c'è la faccia di luna di cui si vede appunto uno dei due medio, uno dei due corpi, delle due punte. E poi gli altri personaggi che sono in basso, accanto ad Adamo ed Eva, sono sulla sinistra, personaggi dell'Antico Testamento, e soprattutto si può riconoscere, perché ha l'arpa davanti, il re David. Ecco, questa tematica, la tematica che il cinematografia che il Cicoli rappresenta in maniera però del tutto personale. È vero che la fonte di ispirazione è Vasari, però completamente diverso è il modo, per esempio, di disporre i personaggi dell'Antico Testamento e i progenitori in basso. Ed è interessante notare come appunto quali siano già da ora gli indirizzi poi fondamentali della riforma cicolesca, quindi un gusto cromatico che deriva dal Barocci, questo pittore marchigiano che il Cicoli poteva aver visto anche ad Arezzo, dove si conservano delle opere importanti, che è la Madonna del Popolo, e poi il gusto cromatico per grandi campiture, per grandi masse tonali, che deriva appunto dalla tradizione figurativa veneta, che lui aveva potuto apprendere soltanto l'anno prima, quando era tornato da Venezia un altro amico intimo del Cicoli, che si chiamava Domenico Cresti, detto il Bassignano. Era stato lui molto probabilmente a far scoprire a Ludovico i segreti del colore alla veneta. Ecco, però
queste novità, diciamo, della cultura figurativa dell'Italia settentrionale si inseriscono, si innestano su un substrato disegnativo, grafico e su una cultura che comunque affonda le radici sempre a Firenze. Il gruppo, per esempio, della Madonna con due progenitori ricalca, per esempio, il gruppo della Madonna con delle statue e delle tombe medice della sagrestia di San Lorenzo a Firenze. Lo si può notare soprattutto nella figura di Eva, la figura di Eva che si vede la freccia, sì, questo è il volto di Eva, si vede molto poco perché questa è la bruciatura di cui dicevo e queste sono le gambe della progenitrice, e questa invece è Adamo che va in profondità su quest'altro lato. Quindi ecco, quest'opera è fondamentale proprio per segnalare appunto questi due indirizzi di ricerca su cui il ciclo ricontinuerà per tutto il decennio. Un substrato disegnativo fiorentino, tradizione figurativa fiorentina e novità invece che derivano dalla cultura dell'Italia settentrionale. Contemporaneamente, sempre nel 1590, ora ci sono alcune opere che vi farò vedere piuttosto velocemente, insomma tenendo un po' conto anche del tempo. Però ecco un breve accenno per questa resurrezione che è alla Palatina ed era destinata alla cappella dei principi cardinali forestieri ed è una committenza granducale. Questa opera la faccio vedere innanzitutto perché è anche questa testimonia il gusto cromatico particolare del ciclo e delle sue ricerche nell'ambito del colore, ma poi anche perché si tratta di una committenza granducale. E questa è un'altra delle caratteristiche della carriera del Cigoli. Cigoli che lavora molto sia per la periferia, per le chiese del contado, sia per invece i grandi committenti cittadini, tra cui appunto la famiglia granducale. Due opere che vi faccio vedere in successione, questa e quella successiva, sono in bianco e nero perché sono andate distrutte. Questa è l'ultima cena che si trovava ad Empoli, nella compagnia del Corpus Domini, distrutta durante l'ultima guerra mondiale, e interessante perché anche se è anche vero però è possibile ravvisare in quest'opera evidenti ricerche nell'ambito del lume, cioè della luce da parte del Cigoli. E quest'altra coppia di dipinti, che sono due versioni dello stesso tema, ovvero Eraclio che porta la croce, un episodio legato alla leggenda della Vera Croce. Quello sulla sinistra, cromatico, insomma, a colori, è in San Marco a Firenze, quello sulla destra era invece anche questo del monastero delle Benedettine di Empoli e andò distrutto anche questo durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel 2010 Miles Chappell, appunto come diceva il professor Natali, uno dei più grandi studiosi del Cigoli, ha pubblicato un disegno contenente uno studio che si conserva appunto in gabinetto di Stato degli Uffizi con uno studio proprio per questo tema dell'arco che porta la croce. Sul retro del disegno, nel verso del disegno c'è un pentagramma musicale che riporta sotto un verso della Gerusalemme liberata. E questo è un motivo molto importante, innanzitutto ci testimonia quella che era la complessità della cultura del Cigoli, che non era soltanto appunto un pittore, ma aveva una conoscenza vastissima anche di cultura letteraria e non soltanto, anche appunto matematica e di altro tipo, architettonica. E poi è interessante perché permette di parlare in maniera un po' diversa dal solito di questa opera che è esposta qui in mostra e che è appunto la cosiddetta Palla di Canezzoli. La Palla di Canezzoli infatti in questo impianto che è quello di una sacra conversazione abbastanza tradizionale con la Vergine con il Bambino e i due santi ai lati, San Michele Arcangelo che era il titolare della parrocchia di Canezzoli e il San Pietro sulla destra, ecco, all'interno di questo schema iconografico piuttosto convenzionale contiene un particolare sul quale secondo me si può in qualche modo avanzare un'ipotesi. In particolare è appunto l'immagine, la figura del demonio che è in basso. La raffigurazione sotto i piedi dell'arcangelo Michele è appunto quella di un diavolo che ha questa strana forma, anzi queste strane forme vogliamo dire,
perché si tratta di una vera e propria chimera, cioè una specie di feticcio zoomorfo ottenuto mescolando con grande fantasia appunto una serie di arti e di particolarità anatomiche, diciamo, di particolarità anatomiche di animali diversi. Così abbiamo per esempio la testa, che è una specie di incrocio tra la testa di una lince, che è vagamente felina, e al tempo stesso per esempio scimmiesca. E poi ci sono queste due strane corna che sembrano appunto dei denti di narvalo che sono abbastanza ricurvi. La zampa poi che trattiene la bilancia e che è caratterizzata da delle conformazioni pinnate, una specie di pinne che rimangono appunto al regno degli animali marini, e poi invece con queste particolarità insomma di unghie e di artigli leonini che rimangono sempre diciamo alla famiglia dei felini. Bene, siamo con questo dipinto nel 1593, cerchiamo un po' di fare velocemente una panoramica. Nel 1593 il Cigoli manda questo dipinto a Pianezzoli. Nel 1592, probabilmente quando il Cigoli riceve l'incarico per questo dipinto, il Cigoli ha dovuto salutare Galileo Galilei che si è trasferito a Padova, perché ha ottenuto appunto l'insegnamento di matematica nella prestigiosa università della città veneta. Nel 92 però il Galileo aveva da poco concluso un noto scritto polemico contro il TASS, che erano le considerazioni al TASS. Nelle considerazioni al TASS era una polemica che allora usava tra diciamo coloro che si schieravano a favore dell'Ariosto, solitamente che facevano riferimento all'Accademia della Crusca fiorentina, e invece coloro che erano schierati a favore della poesia del Tasso. Galileo prende posizione decisamente a favore dell'Ariosto con questo scritto polemico in cui attacca in certi punti veramente in modo abbastanza feroce il Torquato Tasso, l'autore della Gerusalemme liberata. Gerusalemme liberata che proprio nel 93 verrà in qualche modo ripudiata dallo stesso autore, perché pubblicherà appunto la Gerusalemme conquistata. Bene, uno dei pochi canti che Galileo apprezza della Gerusalemme liberata è il quarto canto, ed è un canto che contiene appunto un episodio particolare, il cosiddetto Concilio dei Diavoli. All'interno del Concilio dei Diavoli Satana convoca appunto tutte le varie creature infernali per diciamo nuove strategie di attacco contro Goffredo di Bugnone, contro l'esercito dei crociati. Ecco, io ora non leggo tutto il passo, sono comunque alcune brani dalle ottave del Tasso. Io ho messo qui in grassetto le parti più interessanti che secondo me rimandano proprio al diavolo del Cigoli. Quindi l'ipotesi, come avete capito, è che il diavolo del Cigoli in qualche modo dipendano da queste suggestioni letterarie che derivano appunto molto probabilmente da conversazioni tenute con Galileo Galilei. Quindi per esempio la quarta ottava, quindi la prima che è in ordine che è dall'alto, o come strane o come orribili forme, quant'è negli occhi loro terrore e morte, questo riferimento appunto a questi occhi iniettati di paura del demonio. Ma non è il passo più interessante. Il passo più interessante secondo me è questo della quinta ottava: vomitar chimere atre faville, con questo particolare ossimoro delle atre faville, quindi le scintille scure, va bene? Perché scure perché appartengono ovviamente al regno infernale. Quindi l'immagine della chimera, la definizione di chimera è proprio quella dell'animale composto, animale inventato ovviamente, composto di parti anatomiche di vari animali. Poi nuovi mostri non più intesi o visti, diversi aspetti non confusi e misti, quindi diversi aspetti di questi mostri confusi e misti in uno. Rosseggiano gli occhi, e poi alla fine abbiamo queste quattro endecasillabi che rimandano veramente a quello che è il particolare più interessante, che da sempre aveva un po' catturato l'attenzione riguardo a questo demonio, ovvero appunto questa specie di effervescenza di fiamme che viene fuori dalla bocca del diavolo del Cigoli. Quindi l'ottava, quando i fumi sulfurei infiammati escono di Mongibello, il puzzo e il tuono, tal della fera bocca, tra il 1605 e il 1607, effettivamente era in possesso di due ecce homo, però erano stati eseguiti con una distanza di 2 anni, quindi
del Cigoli di 2 anni posteriori rispetto a quello del Caravaggio. Ecco, molto brevemente, un'altra delle grandi caratteristiche che viene fuori dalla pittura del Cigoli è l'attenzione al contenuto emozionale. Abbiamo detto finora parlato dal punto di vista più strettamente storico-artistico, quindi figurativo, l'attenzione alla tradizione che sono sia quella fiorentina che anche quelle allogene, quindi quelle di altri luoghi, di altri territori della penisola. In realtà, ecco, un'altra delle cose che va detto del Cigoli è proprio la sua attenzione di pittore devoto, attento al contenuto emozionale, e questo per esempio lo distingue in qualche modo da Caravaggio. Cioè nel dipinto del Cigoli non c'è quasi niente che possa in qualche modo distrarre o spiazzare, diciamo così, chi osserva il dipinto, mentre per esempio già qualche problema nel dipinto del Caravaggio può porre la figura di Ponzio Pilato, che è così vestito alla moderna, sulla destra, davanti all'aguzzino che invece mette il panno sulle spalle del Cristo. Deposizione di Empoli, vado velocissimo. Deposizione di Empoli, attualmente la Galleria Latina, è una delle opere più importanti, fatta dal Cigoli nel 1607, è un periodo in cui lui interrompe il soggiorno romano. Lui era a Roma proprio per l'iniziativa del Granduca, che aveva necessità che si vedesse a Roma qualche opera del maggior pittore fiorentino alla fine del 500 e inizio del 600. La deposizione di Empoli destinata alla compagnia della Croce in Santo Stefano degli Agostiniani. Ovviamente qui le suggestioni romane ci sono, dalla pittura dei Carracci, oltre ovviamente a sempre il ricordo di tradizioni figurative che affondano in un percorso tutto di casa, possiamo dire, quindi, che vanno verso appunto le grandi deposizioni di contorno e rosso del primo 500 e non soltanto. E poi, ecco, concludo con questa che è l'ultima opera in ordine di tempo del Cigoli, è un affresco che si trova a Roma in Santa Maria Maggiore, la Cappella Paolina, committenza estremamente importante, perché la legazione al Cigoli viene direttamente dal pontefice Paolo V, che per la propria cappella in Santa Maria Maggiore fa dipingere nella cupola la Immacolata Concezione. Quindi, diciamo, simbolicamente la fase più intensa della carriera del Cigoli si è aperta con l'Immacolata Concezione di Pontorme e si conclude con l'Immacolata Concezione di Santa Maria Maggiore, che con l'immagine della Vergine che ha sotto i piedi la luna, ma questa volta la luna, come potete osservare, una luna galileiana, perché nel 1609 Galileo aveva pubblicato il Sidereus Nuncius, e c'è quindi questo omaggio dell'amico Ludovico Carpi, detto il Cigoli, al Galileo, che aveva appunto da poco dato conto delle sue scoperte attraverso il cannocchiale. E da dire che lo stesso Cigoli faceva in proprio delle osservazioni. Bene, io questa è l'ultima opera, quindi io avrei concluso. Bene, grazie professor Parri, che vuol dire, sono sicuro che se ci interroga non sarà un piccolo cinema, siamo preparatissimi. Bene, a questo punto, vista anche l'ora, scendiamo a pian terreno, visitiamo questa mostra del Cigoli, inauguriamo la mostra, e dalla parte opposta al fronte, nella sala di fronte, c'è una pericola. Grazie a tutti.